ragazze, bentornate sul mio canale. Finalmente oggi, come vi avevo accennato in qualche altro video, torno con i promossi e i bocciati e aggiungerei, per almeno per questo mese, aggiungerei i più utilizzati. Ho deciso di dividere per categorie corpo, capelli, come qualcuna di voi mi aveva suggerito, e di non fare solo bocciati o solo promossi, ma per ogni categoria fare i promossi e bocciati, perché una ragazza, e concordo, mi ha detto: il video solo bocciati piglia male perché tutti i prodotti bocciati, una tristezza infinita. E niente, quindi oggi sarà il video sui promossi e bocciati più utilizzati per quanto riguarda il make-up, la base viso, primer, fondo, correttore, cipria, bronzer, blush e illuminante, e poi passeremo agli occhi e alle labbra, perché comunque i prodotti sono tantissimi. È un video che non faccio da troppo tempo, infatti ho cercato di mettere quanti più prodotti possibili, ma sono sicura che parlerò tantissimo. Sulle labbra indosso Rumors di Nabla, è la prima volta che lo metto, a parte gli swatch che avete visto, ne sto provando più che posso. E niente, sulle mani avevo uno smaltino rosso che poi devo andare a ritoccare perché stamattina ho fatto le faccende in casa e, come un genio, non ho messo i guanti. Per quanto riguarda il primer, vi faccio vedere solo questo, che è il Professional di Benefit, che vi ho fatto vedere anche nel video haul di Sephora. Questo è quello che sto per terminare, era una mini 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 taglia, e per me è proprio il primer perfetto per quello che ricerco io. Mi va ancora di più ad affinare la grana della pelle e mi fa poi avere una resa ancora più bella del fondotinta. Ne basta veramente una nocina piccolina, io lo metto solo qui e un pochino sulla fronte, e quello che avanza con le mani sporche me lo passo ai lati della bocca, e trovo che veramente sia molto performante. E lo sto abbinando al Naked Skin di Urban Decay, che io ho nella tonalità shade 3.0. È il fondotinta, è il primo fondotinta, diciamo, quello più famoso della linea Naked che ha fatto uscire Urban Decay. Sono curiosa di provare anche la BB Cream. Se non mi sbaglio, ha il pack con morbido tipo dentifricio con il push. Questo prodotto ha 6 mesi di scadenza, 30 ml, e ora io l'ho utilizzato prima, quindi l'ho agitato, però sono già arrivata più o meno qua. È un fondotinta molto liquido e mi sta piacendo veramente tanto, applicato con la Beauty Blender, anche se i fondotinta estremamente liquidi come questo, cioè, in teoria la resa ottimale non sarebbe con la Beauty Blender, ma utilizzando un pennello a setole fitte o comunque un pennello. Io però amo talmente tanto la resa della Beauty Blender sul mio viso con praticamente qualsiasi tipologia di fondo. Cerco di utilizzarla molto bagnata, giusto strizzata, di modo che non mi assorba troppo prodotto, ma io l'ho provato anche utilizzando un pennello e non mi piace tanto quanto quando vado a utilizzare la Beauty Blender. In questo video vi volevo far vedere anche spugnette e pennelli, però ho lasciato perdere. Poi casomai faremo un'altra categoria a parte sui pennelli, o che sto utilizzando di più di pennelli, occhi, viso, se vi può interessare, perché i pennelli vedo che non è che interessano proprio a tutti, o comunque interessano maggiormente gli altri prodotti. Ho caldo con questi capelli. E niente, un fondotinta molto liquido per chi ricerca una coprenza molto leggera, oserei dire bassa, perché forse non arriva neanche a media, è medio-bassa. È stratificabile però, questo sì, infatti quando ricerco maggiore coprenza può diventare una coprenza media se fate due passate nelle zone che intendete andare a coprire in maniera migliore. E per quello che ricerco io da un fondotinta ne sono rimasta entusiasta. E sempre per la base viso, dopo vi faccio vedere il correttore, ma ormai me ne ho fatto una testa tanta perché questo è il secondo che ho comprato, però passo a due prodotti bocciati. Allora, un fondotinta che invece ho utilizzato negli ultimi mesi, lo vedrete nel video determinati di make-up, e vi voglio far vedere due prodotti La Vera che purtroppo non mi sono piaciuti, nessuno dei due. Questi mi erano stati inviati dall'azienda, ma questo l'ho utilizzato di più, il fondotinta liquido, sempre 30 ml, mentre questo qua in pot sono 15
15 grammi di prodotto, è un Natural Mousse Makeup, poi dopo vi metto tutti i nomi qua sotto giù nell'info box in modo che potete andare a vedere la dicitura corretta di ogni prodotto e le colorazioni che io ho. Questo qua è in mousse e ricorda il fondotinta in mousse che andava molto di moda di Essence, tempi addietro si parla, e è molto cremoso, però io lo sento pesante sulla pelle, sinceramente. Questa è la tonalità 03, però io lo sento un po' pesante sulla pelle e mi dà come fastidio, e allo stesso tempo, nonostante io abbia una pelle tendente al secco, normale però tendente al secco, io poi in estate magari più mista, però nel periodo in cui l'ho utilizzata la mia pelle, l'ho utilizzato, la mia pelle era così, anche troppo unto, è come se mi dà la sensazione di unticcio, poi dopo quando si asciuga migliora, però lo sento, non mi è piaciuto né utilizzato col pennello né con la spugnetta, né, non mi è piaciuto. Mentre il fondotinta in liquido, il Nude Effect Makeup Fluid, e qua lo chiamano Second Skin Effect, fondotinta fluido con miglioramento della luminosità, effetto seconda pelle. Io ce l'ho nella tonalità Ivory Light 01 e è una colorazione che prima di tutto vi può sembrare chiara inizialmente quando lo andate a stendere, però poi dopo nel corso mentre vi continuate a truccare, magari passate agli occhi, tende a ossidarsi e a tirare fuori una componente che per quanto mi riguarda è troppo aranciata. È uno di quei fondotinta che si ossidano sul viso e poi prendono un colore diverso. Questo è un lato che non mi piace. L'altra cosa è che tende a farmi evidenziare cose che io a pelle nuda normale non ho, come se avessi la pelle secca qua intorno, cosa che proprio veramente non ho. Quindi per quanto mi riguarda questi due fondi non sono promossi, sono due fondi bio, però cioè non è che una cosa perché è bio ti ci devi trovare bene per forza, cioè ci sono i promossi bocciati nei prodotti non bio, promossi bocciati anche di prodotti bio. Ora passo al correttore e ne ho 5 se non mi sbaglio, allora, di ogni fascia di prezzo. E allora vi faccio vedere il Naked Skin di Urban Decay, ma molto velocemente. È il mio correttore proprio preferito, lo adoro, io l'ho preso nella tonalità Light Neutral. Ci sono tantissimi colori in gamma, sia per quanto riguarda il correttore, sia per quanto riguarda il fondotinta, quindi si riesce a trovare per tutti i gusti. Per quanto mi riguarda copre le mie occhiaie in maniera perfetta e a volte lo vado a utilizzare anche per illuminare. Questo è il correttore, un correttore liquido, cremoso, che tende a fissarsi molto bene, almeno a me, sul mio occhio, sul mio contorno occhi, non mi secca, non mi va a evidenziare le rughette di espressione. E ovviamente se sotto metto un contorno occhi, insomma, se ci sto dietro, perché se no, cioè non è che sono prodotti miracolosi che funzionano, perché basta spiaccicarseli in faccia, ci vuole anche un contorno che contribuisca a farlo lavorare bene il correttore. E niente, non mi dilungo, io l'ho preso tutte e due le volte approfittando del 20% di sconto da Sephora, perché ha un costo alto. Questo ha 9 mesi di scadenza dall'apertura, ci sono dentro 5 ml di prodotto e questo ve lo straconsiglio. Poi, per quanto riguarda un correttore sempre molto costoso di alta gamma, avevo deciso di prendere la tonalità Light Cool per utilizzarlo come correttore illuminante. Non mi è piaciuto tanto quanto il Naked Skin, perché trovo che, cioè, quando si asciuga lo sento e non mi fa quell'effetto bello seconda pelle quanto il Naked Skin. Sto parlando, non so se ve l'ho detto perché sto parlando a manetta, del Double Wear di Estée Lauder.
Questo qua è il correttore, come vedete è una tonalità completamente diversa, ve l'avevo fatto vedere anche nel video il passato, ma perché proprio l'avevo preso perché mi andasse a illuminare. Sicuramente quando terminerò questo mi andrò a prendere quello di NARS, che era uno dei tre di alta gamma che mi incuriosivano di più. E quindi questo, per quanto mi riguarda, non l'ho utilizzato tantissimo da farvi una review così precisa di questo, però cioè, non è che mi fa schifo, però mi aspettavo qualcosa in più sinceramente. Poi un correttore senza infamia e senza lode è questo di Wycon Sexy Armor Double Concealer, che faceva parte della collezione estiva del 2016, dell'anno scorso. Lo potete comunque ancora trovare perché Wycon, a differenza di altri brand, tiene le collezioni 365 giorni l'anno, che sto dicendo, le tiene parecchio tempo, ed è formato da una parte di correttore in stick, io ce l'ho nella tonalità 02 Natural, che come vedete l'ho anche quasi terminata, l'ho utilizzata oggi e me l'avete vista anche in tanti mi trucco con voi, ed è questo qua. Per essere un correttore cremoso in stick mi piace, ha una coprenza, ha una texture sottile, non rimane unto e bisunto tipo il fondotinta in mousse, per farvi capire quel correttore unticcio, è secco per essere... è secco tanto quanto basta per poi anche andarsi a fissare, quindi sinceramente come correttore low cost non mi dispiace per niente. Il correttore è questo, copre bene l'occhiaia, sta fermo, non fa spessore, mi ci sono trovata molto bene. Dall'altro lato avrei preferito una tonalità di correttore liquido più chiara. Trovo che questa che hanno messo in combo sia troppo scura, perché la mia idea era utilizzare, come c'è scritto anche sulla confezione, la parte in stick come base e quella liquida, la parte in stick come correttore correttivo, mentre la parte liquida come correttore illuminante, come top coat per andare a illuminare. Invece trovo che la scelta di colorazione di pigmento che hanno utilizzato, hanno messo insieme, sia sbagliata, e quindi la utilizzo un sacco meno. Se utilizzata da sola, questa parte liquida non ha la stessa coprenza del double wear e del Naked Skin, perché questi, nonostante siano correttori liquidi, hanno un'ottima coprenza, almeno per le mie occhiaie parlo, che sono medie. Questo invece rimane più trasparentino, per questo era importante magari che fosse luminoso, perché di mettere una cosa che non si vede molto, che cioè che tocco di luce può dare un colore così scuro, quindi insomma è un prodottino che per i soldi che costa ci può stare. Poi passo a un altro correttore in stick che è famosissimo, del Fake Up di Benefit. Questo invece me l'avevano omaggiato l'azienda, cioè era in quel pacco unboxing che vi avevo fatto vedere. Si tratta di un correttore in stick che ormai conoscerete tutte, dove è presente un balsamo, un burro idratante nella parte esterna, mentre nella parte centrale c'è la parte correttiva vera e propria. E io ce l'ho nella tonalità 02 medium. Ecco, per esempio questo qua, il Fake Up di Benefit, lo trovo molto più unticcio, era il paragone che vi volevo far vedere, rispetto al Wycon, che si vede che è proprio una texture matte di correttore, mentre questo rimane più lucido. Ovviamente la lucidità è data dal burro idratante, dalla parte idratante proprio per cui è stata creata. È un correttore che ne basta poco, la gente dice si consuma facilmente, sì, però ne basta veramente poco, perché io le prime volte vrum 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 come una pazza mettevo e poi giustamente lui non si assorbiva, ne va messa una dose giusta. Io vedete l'ho utilizzato abbastanza, non è che lo sto per finire, non ce n'è tantissimo, diciamo ne ho utilizzato quasi metà prodotto. Però dovessi io spendere dei soldi per le mie esigenze di contorno occhi, cioè io ve l'ho fatto vedere per me, per le mie occhiaie, il top è questo. Questo sicuramente, se avete un'occhiaia media e un contorno occhi un po' più secco, vi va a aiutare, perché è molto idratante, quindi ecco, magari lo posso consigliare a chi ha queste necessità. Un prodotto bocciato di nuovo bio, purtroppo li trovo poco performanti, sono i nascondino
in versione matitone, sono i Double Precision Concealer, e formati da una parte di, che chiamano Creamy Coverage e l'altra Total Accuracy, una parte di precisione che ho utilizzato pochissimo perché non ho da andare a ritoccare brufoli e brufoletti perché non ne ho, mentre la parte del matitone cremoso l'ho utilizzata tanto. Quello che più ho utilizzato dei vari che mi erano stati inviati tempo addietro, se ce la faccio, è il 701 Light, e c'è una tonalità più chiara e due tonalità più scure in gamma. Questi sono i correttori e non mi piace perché si va a sperdere, cioè vedo che mi sparisce il correttore dopo veramente pochissimo tempo, non mi dura neanche se fissato, quindi purtroppo non mi ci trovo molto bene e poi trovo che sia troppo duretto per andarlo ad applicare in una zona così delicata, o meglio, magari sono più abituata a prodotti un po' più confortevoli, con applicatori più confortevoli, tipo un pennellino del genere, oppure proprio un correttore, ecco, così, che anche sia un po' più secchetto, però non mi sento che sento male, tra virgolette, perché comunque non è che sento male quando applico nascondino, però mi dà un po' fastidio. Poi passo alle ciprie. Ne ho tre. Allora, una di Neve Cosmetics, che è la Flat Perfection Drama Matte, è una delle ultime uscite. E ecco, questa forse è la prima cipria di Neve Cosmetics con cui mi sto trovando bene, perché con altre non avevo avuto belle esperienze, né con quella in polvere libera né con un'altra compatta che mi faceva effetto mascherone, che avevo finito mesi addietro. Questa invece, per essere un prodotto naturale, devo dire che è promossa, quindi se cercate dei prodotti, una cipria, perché siete amanti dei prodotti bio anche per il trucco, questa secondo me, fra tutte quelle che ho provato, che non è che sono tantissime, però questa la trovo molto valida. È bianca, però risulta molto incolore, ora ne ho presa veramente una quantità esagerata, e fissa anche discretamente. Non so quanto possa andare a mattificare un viso estremamente grasso, con pelle grassa, però ecco, su di me lavora molto bene. Ecco, questo è un prodotto che promuovo. Poi un prodotto più nuovo, cioè che ho iniziato a utilizzare da un mesetto, è questa cipria di Wycon, un packaging un po' obsoleto di quelli anni 90, Compact Powder numero 01, colorazione non in colore, quindi una cipria colorata, però una tonalità chiara che non mi va a alterare il fondotinta. La texture è sottile e la trovo anche abbastanza coprente. È presente un gira la ruota, niente, mi si è bloccato il cervello, ce l'ho in stand by, tipo spugnetta, boh, non era quello che volevo dire, tipo un piumino, ecco, ce l'ho fatta. Io la vado proprio a tamponare per dare più coprenza al correttore in questa zona e non mi va a evidenziare cose che non deve evidenziare. Per quanto riguarda la mattificazione e la tenuta di tutto il resto del viso, non la trovo buona, quindi se avete bisogno di essere sicure di fissare il trucco, costa poco, però non è una cipria che vi consiglierei. Per me è un prodotto boccia, anche se io mi trovo bene a utilizzarla così, però non è un prodotto che sicuramente consiglierei. È bocciatina, ecco, tanto per capirci. Mentre la mia cipria preferita degli ultimi mesi, da settembre a questa parte, è la Prep and Perfect di Sephora, che trovo veramente fantastica. Questo è quanto me ne avanza, però come avete visto l'ho ricomprata, il prezzo mi sembra sui 12 euro, e niente, una polvere molto sottile. Io faccio anche una specie di baking in questa zona, poi vado a togliere l'eccesso. È una polvere fine, ma fine e molto morbida. Infatti qua dice polvere in colore levigante, ed è vero, perché è una polvere quasi morbida. Mi piace tantissimo e questa ve la straconsiglio. Poi passiamo alle terre, il bronzer. Sono spariti.
Ah no, ok, ho portato, ora vi faccio vedere, perché poi ho tantissimi blush da farvi vedere, andrò un po' più veloce perché ne sono tanti, qualcuno forse non si trova più, quelli di Kiko, ma ve ne parlo dopo. E niente, una che ho riscoperto da pochissimo è la Allée Unique di Sephora, è una, qua dice che non ci sono colorazioni perché si va a modulare sull'incarnato della persona. Fermo restando che secondo me è una terra sull'oscuretto e con una forte componente calda. Infatti, io la utilizzo come bronzer. Quando se siete abbronzati o avete una carnagione più scura, tira fuori ancora più lo scuro. Non so come sia possibile, però con il calore della pelle, non lo so, si va a tipo tonalizzare. E questa polvere mi piace perché è iper sfumabile, si lavora molto bene. Io prendo poco prodotto, però ovviamente non è per fare un contouring, ma per andare a scaldare l'incarnato. Oggi non ho utilizzato questa, però mi piace molto. L'ho utilizzata molto di più nel periodo estivo, che non è il periodo invernale. Questa me l'avevano inviata 2 anni fa, mi sembra, per una collaborazione con Sephora, e l'ho utilizzata poco nella scorsa estate perché non è che mi sono truccata, mi truccavo, però avevo partorito proprio in estate, allattavo, c'era gran caldo, non è che andavo a giro così tanto, e quindi la vedete non tantissimo consumata, ma mi piace molto. E poi, come bronzer, io potevo portarmela una salvietta. Vi faccio vedere la Chic Parade, così introduco anche la parte blush. Questa l'avete vista nei miei regali di compleanno e io prima di avere la Hoola in versione full size ho utilizzato per un anno consecutivamente la Hoolina, la Hoola piccola, che non ve l'ho portata perché ho la Hoola grande da farvi vedere. Più avanti penso di utilizzare la Hoola Light come cipria, nel periodo proprio estivo dove sono magari più abbronzata. E la Hoola è una terra invece che utilizzo proprio come contouring. Non è una terra troppo fredda, perché a me quelle troppo fredde non piacciono, ma questa è un sottotono, secondo me, neutro. Prendete le mie parole con le pinze, perché io non è che voglio fare la maestrina e insegnare niente a nessuno, quindi provo a fare del mio meglio nello spiegare le cose. Poi, ho provato anche il famosissimo California, ma il bronzer che mi è piaciuto tantissimo, lo potete vedere da quanto è consumato, io questa palette non ce l'ho da tanto, cioè saranno 20 giorni che la uso, è questo qua che è il Rocater. Comunque molto bello anche il California, mentre il Dandelion secondo me è perfetto per il periodo proprio invernale. Quindi questa palette mi sta piacendo tantissimo e non vi dilungo perché ve ne ho già parlato di recente. Poi passo a concludo con i blush. Ah, c'ho anche un illuminante. Un altro blush di Benefit è il Coralista. Eccolo qua, questo ce l'ho in full size e nonostante sia un colore che uno può pensare coralista, colore corallo, richiama l'estate, io lo trovo invece più indicato per la primavera perché è un colore fresco che dà luminosità al viso, ma per il periodo estivo è troppo poco perché è un corallo veramente tanto chiaro. Poi un altro blush che nonostante sia iperpigmentato, l'ho utilizzato tanto in inverno e si tratta di questo blush di Sleek, che è il Flushed. Blush di Sleek, adesso non se li caga più nessuno di striscio, è quasi un color borgogna con tanto rosso all'interno e io lo prendo con il pennello di Real Techniques e come vedete non è troppo. Eccolo qua, non è troppo. E quando voglio avere un blush che dà più sul rossiccio, utilizzo questo, ve lo faccio rivedere, che è il Flushed. Poi, due prodotti appunto che vi dicevo che erano in edizione limitata sono questi due di Kiko. Sicuramente fra i due ho utilizzato tantissimo di più il numero 02 Silky Rose e Mauve. C'è stato un periodo in cui ero entrata proprio in fissa, mettevo solo questo e si può vedere la differenza delle cialde, si vede proprio tanto, mentre l'altro è lo 01 Sweet Coral and Apricot. Cioè, li trovo entrambi fantastici a livello di
di resa proprio luminosa sul viso, come tenuta, come sfumabilità, si possono dosare, modulare, li trovo delicati, veramente delle belle colorazioni e dei bei finish che sono alcuni matte però anche leggermente satinati. Poi un sempreverde, vado velocissima perché chi mi segue da tempo questo lo ha visto in tutte le salse e nonostante io l'ho utilizzato tanto, ma assai, 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 non si degna di farsi un altro po', manco la conca. Costa questo, ma vale tutti i soldi che costa, vi dura in eterno. Per esempio sono 6,5 grammi di prodotto, ma hai voglia. Si tratta del Anstruth. Vabbè, poi dopo ve lo scrivo. Ed è questo colore rosa con del malva all'interno di The Balm. Bellissimo, molto pigmentato e ha una durata questo spettacolare. È un portento questo blush e mi piace proprio tanto. E poi un pack comodissimo, infatti nei vari viaggi che abbiamo fatto ultimamente, me lo sono ultimamente, insomma, me lo sono sempre portato questo perché è fantastico sotto tanti punti di vista. Bella, io con queste mani sporchette. Poi un blush di Wycon che potete trovare ancora, anche se era un'edizione limitata, è il Lucille, il Baggy Cheeks Color Powder 01 Josephine. Ho anche un'altra tonalità, ma non mi piace tanto quanto questa, che ha un bel fucsia, una bella tonalità di fucsia, una cialda gigante, infatti sono 9 grammi di prodotto, c'è anche lo specchietto, questo qua è il colore, ed è questo colore qua. Poi un altro che ho utilizzato tanto, su cui non mi soffermo molto perché ve l'ho mostrato tante volte, è lo Shade Fusion 05 di Kiko, questo lo trovo elegante, iper elegante, fantastico se appoggiate il pennello e non mischiate tutto e fate così, vi lascia la parte illuminante di sopra, la parte di colore blush più chiara centrale e la parte di blush più scura che va quasi come a definire lo zigomo anche senza utilizzare il bronzer. Questo è il numero 05, secondo me è la tonalità che più merita. È un blush fantastico e packaging molto bello, compatto, fine, elegante, comodo. Sono 6 grammi di prodotto e questo merita tantissimo. E l'ho utilizzato appunto tanto. E poi vengo all'ultimo pezzo che è in edizione limitata di MAC, e però non so se lo potete ancora trovare, però io lo sto adorando alla follia, mi piace tantissimo. Si tratta di una Magic Dust Powder, non lo chiamano proprio vero e proprio blush perché può essere utilizzato anche come illuminante. Ne erano usciti due, questa era la collezione natalizia. Non so se ve la ricordate che avevo preso varie cose. E il mio è nella colorazione Sweet Vision e sono 8,5 grammi di prodotto, quindi è costato sì quello che è costato, ma c'è la bellezza, la qualità e comunque sono tanti grammi di prodotto. È un rosa corallo intenso e luminoso, è quello che ho anche oggi. Mi piace tantissimo, tira fuori molto fucsia, molto, molto corallo e fa proprio un bell'effetto fresco, pieno e di estate sul viso. È un prodotto che secondo me meritava tantissimo di essere preso della collezione perché è anche appunto particolare. E poi termino con l'illuminante, l'unico che ho utilizzato in tutti questi ultimi mesi. Un illuminante di Kiko. Ora voglio riniziare a utilizzare il Mary Lumanizer, perché è tanto tempo che non lo utilizzo, forse perché è un po' più strong, si vede molto. E sto parlando di questo è il Flower Enriched Highlighter di questa edizione limitata qua. Questo mi sembra che me l'avevano inviato quando mi inviava le cose Kiko e era l'unica colorazione presente in gamma. Sono 5 grammi di prodotto. A tante non era piaciuto proprio per la sua forse poca scrivenza, poca luminosità, però per quanto mi riguarda è la luminosità che io vado ricercando in un illuminante discreto. Vedete, l'ho consumato tantissimo perché proprio perché è discreto l'ho potuto utilizzare con molta più nonchalance.
si è fatta anche un po' la conchetta e io mischio tutto, vado nella parte più chiara o mischio tutto. In effetti la scia che rilascia di luce è poca, nel senso che è proprio un illuminante delicato che non a tutti può piacere perché non tutti abbiamo gli stessi gusti, voglio dire. Quindi, per i miei gusti, per le mie necessità, questo è un prodotto fantastico. Basta, mi zittisco qua perché la carrellata di prodotti è stata tanta, cioè è stata una bella carrellata consistente di prodotti. E quindi niente, ragazze, io aspetto i vostri consigli per alcuni prodotti da provare e le vostre esperienze. Spero di esservi stata utile, che il video vi sia piaciuto, vi abbia interessato, e a me piace tanto fare questi prodotti di Promossi e Bocciati e sono contenta di aver ripreso a farli. Fatemi sapere cosa volete vedere prima, tra occhi, labbra, vediamo di accontentarvi, e se posso lo faccio sempre. Vi mando un bacio grande, ciao, al prossimo video.